Secondo voi ragazzi, cosa rende unico un prodotto? Beh, sicuramente la sua capacità di fare cose uniche. Come ad esempio riuscire a seguirci in moto fino ai 50 km orari di velocità. Lui ragazzi è il nuovo Overair X1 Pro Max e grazie a questo accessorio dedicato chiamato Beacon, sto scherzando, si chiama Beacon, dovrebbe riuscire in questa impresa che per un drone venduto in Europa con certificazione europea sarebbe una cosa unica. Ragazzi, spero riusciate a sentirmi. Saliamo in moto e proviamo questo Follow Me. Follow Me che può essere utilizzato in diversi modi, posteriormente, lateralmente o frontalmente. Ora siamo a 20 km orari. Nessun problema, questo drone è dotato di sensori anticollisioni frontali e posteriori. km orari, anche qui nessun tipo di problema. Proviamo ad accelerare un po'. E anche in questo caso riesce a seguirci. Proviamo qualche virata. Io sto guardando l'anteprima tramite il beacon. Davvero precisissimo. Raggiunto i 50 km orari e ha continuato a seguirmi senza problemi. Orari, 40 km orari, 47, 48. Proviamo ad accelerare ragazzi. Direi davvero niente male ragazzi questo Follow Me, anche perché, lo ripeto, può essere utilizzato in questo modo frontalmente o lateralmente, andando a variare l'altezza e anche la distanza del drone. Not bad. Il drone è lì in alto e vi mostro cosa vedo io sul beacon. Un'anteprima dell'immagine con la possibilità di stoppare il video, fare una foto oppure fare atterrare il drone in caso di emergenza. Davvero bellissimo ed è anche molto luminoso, guardate, rispetto agli altri display della mia moto che sono per forza di cose molto luminosi, lui non sfigura affatto. Una figata. E c'è anche il supporto per il manubrio, per bici o per moto. Possiamo commutare sia la distanza che l'altezza del Follow Me e di tutte le altre Smart Fly semplicemente agendo sui tastini sinistra e destra. In questo caso abbiamo distanza media,
che possiamo andare a variare tenendo premuto il tasto di sinistra. Vedete, ora si è illuminato, possiamo mettere vicino, medio o distante, e lo stesso possiamo fare anche per l'altezza. I sensori anticollisione funzionano sia tramite la cam frontale, che questa volta ha un vero e proprio gimbal rispetto all'X1, il modello precedente, e anche tramite una fotocamera posteriore che funziona specialmente nelle modalità droni mode in cui lui si allontana in retromarcia oppure in follow me invertito. Una volta finito di volare, si spegne, si richiude, i bracci sono a chiusura magnetica, quindi rimangono in posizione. Andiamo a prendere la sua bellissima, ragazzi, guardate, questa è una custodia power bank, tra l'altro realizzata con una finitura in similpelle. Si apre e si va a posizionare il drone in questo modo e parte subito la ricarica. Che figata! Ma il DJI Mini 4 Pro costa uguale, a sto punto mi compro quel drone invece che questo. Beh, ragazzi, ora lui non è ancora disponibile su Amazon e appena lo sarà ve lo segnalerò subito nel mio canale Telegram TechBestDS, entrate, c'è linkato qui sotto in descrizione video, ma si tratta di droni completamente diversi. Ditemi voi dove avete mai visto un drone in Europa che abbia delle doti di volo, specialmente in Follow Me Active Track, così avanzate. Questa è la prima volta. C'è lo Skydio 2, ma loro non sono venduti in Europa. Ora ragazzi, questa è una prima parte della recensione dell'Overair X1 Pro Max che ho deciso di dividere in più segmenti in cui andremo a provare tutte le varie modalità di volo insieme per poi trarre una conclusione finale. In questo modo riusciremo a sviscerarlo maggiormente insieme. Per ora il Follow Me più il Beacon sono davvero super promossi, una grande figata per chi vuole un action selfie drone. È così che lo chiama la casa madre, una sorta di action cam volante. Ci sta tutta. Voi ragazzi, cosa ne pensate di questo Overair X1 Pro Max? Fatemelo sapere con un commento. Cosa vorreste vedere nella prossima parte della sua video recensione? Parliamone insieme. Un bel like per supportarmi, condividete questo video con i vostri amici e iscrivetevi al canale. Questo è tutto. Buon volo a tutti, finalmente mi diverto con un drone dopo tanto tempo e questa è la cosa più bella. Alla prossima, ciao ragazzi!